Il coro Viva Voce ci presenta quattro brani, vi presento i primi due. Il primo è Sanctus, composto da Kurt Berti Agnestig, è un inno liturgico caratterizzato da una moderna struttura basata su cluster, nella quale i suoni si sovrappongono producendo un particolare effetto spaziale. Il secondo brano che andrete ad ascoltare, Laudate Dominum, e ritroverete in questo brano il Salmo 116, appunto qui denominato Laudate Dominum, ed è presentato nella versione del compositore basco Javier Busto.
Il terzo brano che ci presenta il coro Viva Voce è Ave Regina Celorum, cantata alla fine dell'ultimo momento di preghiera della giornata nel tempo di Quaresima. È un'antifona mariana nella quale la Vergine, portatrice della luce, della fede e dell'amore, non è solo radice ma anche porta della speranza, poiché amorevolmente guida il suo popolo verso il Regno dei Cieli. Il compositore bellunese Manolo Darold, direttore di numerose formazioni corali e studioso delle discipline teologiche e liturgiche, ha composto la brillante e gioiosa versione che ascolteremo tra poco. L'ultimo brano, che è il quarto, sarà Salve Regina, che è un'antifona mariana, gioiello di lode e di supplica, cantata a conclusione della preghiera di Compieta e qui presentata nella versione particolarmente fluida e cantabile scritta dal compositore basco Javier Busto. Thank you.
Il coro Viva Voce diretto da Edi Mussatti.